Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Preso parte alla sua scuola politica, è solo uno scontro di leadership o è uno scontro su Draghi? E i 5 Stelle sono destinati a spaccarsi a questo punto? Ma mi pare che Di Maio sia il problema che denuncia. Di Maio rappresenta il Movimento 5 Stelle, che è partito promettendo un cambio di sistema, che poi si è accomodato molto comodamente nei posti di potere di quel sistema che voleva cambiare. È una mutazione, diciamo, governista a prescindere, che serve alla vita di Di Maio, alla sua carriera, ma che non può che essergli rimproverato da coloro che l'hanno votato e che gli hanno fornito i voti per essere nella posizione in cui è. Conte sta cercando di riposizionare il movimento sulle posizioni originarie. Sconta l'ambiguità di dire cose giuste ma di rimanere dentro il governo, che è obiettivamente una contraddizione. Io credo che dovrebbe avere il coraggio di tirare le somme, e la domanda per chi, per molta parte della base dei 5 Stelle, non è se uscire dal governo, ma perché sono entrati nel governo. Come si fa a riconoscere quel movimento che ha sostanzialmente governato oggi è diventato un pilastro del sistema? Di Maio, governare proprio... con Salvini, governare con Draghi, Salvini, governare con Draghi, uno dovrebbe più giustificarsi del fatto di aver governato con Salvini piuttosto che con Draghi. C'è anche Salvini. Ricordo che in questo governo c'è anche Salvini. C'è la Lega, ma non c'è Salvini. Ci ricordiamo cosa voleva dire Salvini al governo. Ci ricordiamo quando è nato. Cioè, ricordiamoci quando è nato questo governo. Questo governo è nato in piena pandemia, dalla quale non siamo praticamente ancora usciti, però è nato in un momento difficilissimo, in cui andare al voto sarebbe stato complicatissimo. C'era la questione dei recovery fund da portare fino in fondo. Quello è stato sicuramente un atto di responsabilità del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto tutti insieme, Conte, Di Maio e tutti insieme. Allora, quindi, sai, non è che può essere che si sia accomodato sulla poltrona Luigi Di Maio, può anche essere che abbia assunto un ruolo nelle istituzioni che gli fa pensare che questa responsabilità venga prima di altre. Io non mi sento di giudicare né in un senso né in un altro, però dire si è accomodato, è un modo un po' grillino di vedere le cose, no? È come dicevano loro una volta. È un modo grillino, Alessandro Sallusti, le do subito